Ieri sera ho visto un film russo di fantascienza, un film russo di fantascienza chiamato Avanpost, tradotto in italiano in Blackout, cioè il titolo italiano in realtà è il titolo internazionale. Appena arriverà il DVD o il Blu-ray, questo film sarà mio. Perché? Perché è una roba militarista sovietica, è la guerra fredda fatta negli anni 2020, perché la Russia è rimasta l'unico paese del mondo, c'è qualcosa, non sappiamo cosa, in Russia è successo qualcosa, il resto c'è il blackout totale, però è rimasto un avamposto, importante, termine militare c'è un motivo per cui c'è questo termine. E quindi ci sono questi soldati, rigorosamente russi, che devono capire che cazzo sta succedendo. Allora, il film dura uno sproposito, dura tipo 2 ore, sembrano 4, non sto scherzando, sembrano 4, però ha il suo perché, a parte che è una macelleria. Se resistete un po' ai discorsi che vengono fatti, la storia d'amore tra il sottufficiale, l'ufficiale gentiluomo e la tizia che ha incontrato al ristorante, che poi si scopre essere un'altra persona, va bene, perché poi diventa un film che unisce il genere dei supereroi al genere proprio di fantascienza, quello classico, con gli alieni che arrivano sulla Terra, e poi c'è la sottotrama religiosa. Le scene d'azione non hanno rispetto per niente, non si bada a uccidere orsi o persone. Quando c'è il piombo, c'è il piombo, e quando volano i proiettili, volano i proiettili. Quindi c'ha queste sequenze d'azione che tu dici porca zozza, e tutta una sottotrama mistico-scientifica che è ignorantissima. Dovete sopportare una mezz'ora tra il primo atto e il secondo atto, perché poi Avanpost veramente spacca, spacca i culi e di brutto. La Russia del futuro prossimo è una capitale cosmopolita e futuristica, un po' la Blade Runner, ha tutti questi droni di Amazon che gli girano attorno, e a un certo punto c'è un blackout, tutto il mondo muore tranne Mosca. Grande metafora della Seconda Guerra Mondiale, perché Mosca resiste a queste orde di vandali che vanno addosso all'ex Unione Sovietica, la capitale della Russia, e questi eroi molto forti, molto patriottici, molto per la Russia, che si immolano per la madrepatria, è bellissimo. Le recensioni sono abbastanza negative di questo film, ma badate, c'è tanta tanta benzina sul fuoco, è un film esplosivo in tutti i sensi. L'assalto, cioè un assalto nella città, che è qualcosa di fantastico, e c'è anche un'inquadratura che mi ha ricordato il miglior cinema di Tarkovsky, ed è stata una bellissima sorpresa avere quell'inquadratura, l'infanzia di Ivan in un film come Avanpost, che coadiuva le scene d'azione alla fantascienza. Non me l'aspettavo, sono rimasto veramente incantato.